Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Cioè, in realtà per me, cioè per voi buongiorno perché lo vedrete alle 9. Per me suona bera perché, cioè, brutta suona bera. Perché, ragazzi, sono tipo le 3 di notte. Praticamente, che cosa ho fatto? Praticamente, sono tornato a casa dopo lo stadio. Non ho voluto sapere niente del risultato di Manchester United e Tottenham. Mi sono rivisto la partita con un sonno proprio, raga, palese. E ora, insomma, ve ne parlo, vado a dormire che mi sto morendo di sonno. Insomma, spero di poter fare una disamina abbastanza rotonda perché. Sto per morire, c'ho un occhio aperto e uno chiuso. A parte questo, il Tottenham distrugge il Manchester United per 0-3. Ora, io ne ho parlato di Mourinho, ne ho parlato tanto, no? E ho detto, Mourinho, senza alcun dubbio, è uno dei migliori allenatori della storia del calcio. E non c'è bisogno che lo dica io, lo dicono le statistiche. Perché tu vai al Porto e vinci il triplete, impensabile. Vai all'Inter e vinci il triplete, impensabile. Sei l'allenatore più vincente della storia del Chelsea. Impensabile. Vai al Real Madrid dopo 3-4 anni di dominio blaugrana, porti nuovamente la Liga e a Madrid, insomma, stai dimostrando di essere un grande allenatore. Poi, fra l'altro, se vai al Manchester United, che dopo Ferguson aveva preso, era entrato in un momento di crisi nerissima, il Manchester United, che succede, ragazzi? Succede che vai lì e vinci una FA Cup, no, una Coppa di Lega. La FA Cup non l'ha vinta, la Coppa di Lega e un'Europa Liga, che l'Europa Liga, ragazzi, è tanta, tanta, tanta roba alla prima stagione. E allora, tanto di cappello al Manchester United, che poi, fra le altre, si vincerà anche la Supercoppa inglese contro il Leicester. Quindi, insomma, dovunque va, Mourinho vince. Il problema di Mourinho, ragazzi, qual è? Il problema di Mourinho è solo uno. Il problema di Mourinho è che, tanto c'è il gatto, che cosa stai facendo? Il problema di Mourinho è solo uno, lui. No, il problema di Mourinho, ragazzi, è solo uno. È il fatto che. Tu sei troppo arrogante. Tu sei troppo. No, tu sei troppo arrogante. Sei arrogante perché? Sei arrogante. Tanto il gatto stava cascando malamente. Tieni, vai. Sei arrogante perché? Perché tu non puoi lamentarti dei giornalisti che ti fanno delle domande. A te rode il culo. Ma è giusto che ti rode il culo. Ma è giusto anche che i giornalisti ti facciano delle certe. Diciamo, ti facciano certe domande. Ti rode il culo e tu non è giusto che tu risponda. Beh, 3-0 è il risultato di oggi, ma so anche tre le Premier League che ho vinto io, a differenza di tutti gli allenatori che fanno cagare. Praticamente ha detto questo. E io da solo faccio più Premier League di tutti quanti messi insieme. Ho capito, caro Mourinho mio, però oggi è 0 te, 3 loro, te stai zitto e vai a casa. Lo United, ragazzi, che c'ha palesi problemi difensivi. Perché? Perché noi parliamo tanto della Roma. Che ieri, insomma, c'è avuto sto cioè oggi, per me, ieri c'è avuto sto svarione, sti problemi nel primo tempo. Però, ragazzi, lo United è stato totalmente eclissato. Cioè, tu ti vai a giocare uno scontro diretto, perché per me, in ogni caso, resta uno scontro diretto, e perdi 0-3 in casa, dove gli Spurs, da quando c'è Pochettino, non avevano mai fatto gol. Si divertono, segna una doppietta Lucas, segna il solito Harry Kane, e il Manchester United viene totalmente oscurato, cosa che per me non può esistere. Il Tottenham, ragazzi, fa una grandissima partita. Il Tottenham, che è una grandissima squadra. Il Tottenham che va a 9 punti a punteggio pieno. Quindi, se non vado errato, Tottenham, Chelsea, Liverpool e Watford. Attenzione al Watford, ragazzi. Attenzione al Watford. A punteggio pieno. E ovviamente la Premier League non ci lascia mai sola. Perché? Perché settimana prossima c'è Tottenham-Watford. Forse c'è Watford-Tottenham. Sì, c'è Watford-Tottenham. Io, ragazzi, non vedo l'ora. Non vedo l'ora, ragazzi. No, no, c'è Tottenham-Watford. Tottenham-Watford. Al White Hart Lane, si chiama ancora così? Oh, boh, vabbè. Insomma, c'è Tottenham-Watford, ragazzi, non vedo l'ora di vederla. Diciamo che i problemi. Io, raga, di solito faccio una disamina importante, ok? Uno, sono stanco, quindi, insomma, preferisco sì, ve ne parlo, si chiacchiera, voi dite quello che ne pensate, io vi rispondo dicendo voi quello che ne penso. Però, diciamo che oggi la cosa è molto limitata, anche perché avevo sonno mentre facevo la partita. La seconda cosa è che, secondo me, quando una squadra come il Manchester United in casa affronta il Tottenham, con la quale deve per forza far punti in quanto è in casa, in quanto questi punti a finale conteranno tanto, e perde 0-3, c'è poco da fare. Il Tottenham ha occupato, diciamo, il 95-96% del campo, sì, diciamo del campo, mentre il Manchester United è praticamente imploso in se stesso, ragazzi. Io penso che Mourinho venga esonerato. Io spero per lui di no, però penso che Mourinho venga esonerato. Tu già hai problemi con il mister, sì, con il presidente, gravi problemi con la dirigenza. Litighi con il tuo capitano, litighi male con il tuo capitano. Un giocatore pagato un sacco di soldi, Martial, dice che partirà qualora tu non te ne andassi. Vai a fare le prime 3 partite, perdi 2 partite su 3, ne vinci una, fra l'altro anche soffrendo molto contro il Leicester. Perdi contro il mi sono intrippato, perdi contro il
contro il Brighton, non mi veniva, per 3-2, quindi già che comunque alla prima giornata hai preso un gol, e vabbè, ci può stare, insomma, il Leicester non è così scarso, ne hai preso uno. Contro il Brighton ne prendi 3, con il Tottenham ne prendi in altri 3, fra le altre cose, in casa, davanti ai tuoi tifosi, prendi 7 gol in 3 partite, fai 3 punti in 3 partite, non ci sta assolutamente. Per me, oggi, o tra oggi e domani, spero per lui di no, Mourinho verrà esonerato. Qualora non venisse esonerato, ragazzi, settimana prossima avrà un banco di prova importantissimo, che si chiama Burnley, e soprattutto che si chiama Burnley fuori casa. Perché? Perché questa settimana il Fulham ha battuto il Burnley, insomma 4-2, gran bella partita, comunque ha vinto il Fulham. Settimana prima il Burnley ha perso 1-3 con il Watford in casa, quella prima il Burnley ha pareggiato 0-0 con il Southampton, lì in casa del Southampton. Adesso, ragazzi, il Burnley è costretto a fare punti, perché sennò rimarrebbe a un punto in 4 partite. E lo United, ragazzi, lo United, se non fa punti, ciao ciao a Mourinho, ciao ciao a Mourinho. Passate, ragazzi, in descrizione, vi lascio il link di OneFootball, come sempre, migliore applicazione per quanto riguarda il mondo del calcio. Vi ringrazio per aver visto questo video, buon shalalala, e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video.